In questo garage abbiamo provato l'evoluzione della Peugeot 2008 da crossover a SUV compatto. Sono definizioni di marketing, è vero, ma dietro quest'auto c'è anche tanta sostanza in termini di contenuti tecnici, versatilità, per un modello che è molto apprezzato sul mercato italiano. Le vostre domande non sono mancate, allora ecco un po' di risposte. Quello di Andrea è un punto di vista più che una domanda, che fa riferimento evidentemente alla prova del CarPlay. Secondo lui lo smartphone non andrebbe mai utilizzato mentre si guida, per favorire la concentrazione. E Andrea in effetti ha ragione, ma siccome è illusorio pensare che si possa rimanere offline anche in macchina, ben vengono sistemi come il CarPlay che permettono di restare connessi limitando queste distrazioni. Ancora infotainment, ancora una perplessità. In questo caso si mette in dubbio l'utilità della funzione di lettura dei libri. È vero, probabilmente non sono in molti quelli che hanno interesse a farsi leggere un libro da una voce elettronica, eppure gli audiolibri un loro pubblico ce l'hanno e se è possibile ascoltarli mentre si sta incolonnati verso l'ufficio o verso casa, cosa c'è di male? I commenti di Paolo, Andrea ed Elia dimostrano come sia difficile catalogare le auto di oggi e quanto possono dividere i gusti di ciascuno. Paolo ed Elia mettono in discussione il fatto che la 2008 sia davvero un SUV. Andrea più in dubbio invece sull'utilità di auto piccole e rialzate, SUV o crossover che dir si voglia. Noi la nostra posizione l'abbiamo espressa, ma in ogni vostra opinione ci sono punti condivisibili. Ve l'avevamo detto, no? Che la questione è tutt'altro che banale. Nicolas ci chiede se la capacità di carico della 2008 sia aumentata e la risposta è negativa perché per aumentare la capacità di carico sono necessari quasi sempre interventi strutturali che in questo caso non sono stati effettuati. Il volume del bagagliaio si conferma dunque pari a 350 litri o a 1194 con gli schienali posteriori abbattuti. La domanda di Tiziano riguarda il cambio automatico, se arriverà anche per il motore blu HDI. Una risposta certa ancora non l'abbiamo, sappiamo per certo però che la trasmissione è a T6 disponibile per il motore PureTech a tre cilindri ha le caratteristiche tecniche adatte a sopportare la coppia del diesel. In altre parole, non è da escludere che più avanti arrivi anche la Blue HD automatica. Per chiudere, una risposta unica a quelli che contestano il fatto che la 2008 e le auto rialzate in generale siano inquinanti e che consumino tanto. Si tratta di un luogo comune, soprattutto in casi come questo, quando la carrozzeria è di poco più alta rispetto ad un'auto normale e la trazione è solo anteriore. Se prendiamo come riferimento la Peugeot 208 con pari motori allestimento, 1200 PureTech da 110 cavalli, il consumo peggiora solo marginalmente, da 4,3 litri a 4,4 litri in 100 km per la 2008. Le altre risposte le trovate come sempre direttamente nei commenti, mentre per tutti i dettagli tecnici, le foto e altre notizie vi rimando al nostro Trova Auto. E già che ci siamo, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su Facebook, Twitter e Instagram.